Un saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. L'aumento di ieri in 24 ore di 2.500 malati di coronavirus in Lombardia è stato causato dall'incremento dei tamponi e dall'elaborazione di dati in meno che si sono sommati a quelli di ieri. Lo ha dichiarato il presidente della regione questa mattina in un'intervista a Mattino 5 su Canale 5. Direi quindi, aggiunto così Attilio Fontana, che siamo ancora in linea. Non c'è stato dunque nessun peggioramento della curva epidemiologica rispetto ai giorni scorsi. Riunione ieri in videoconferenza dei capi di Stato e di Governo del Consiglio europeo a Bruxelles per individuare un percorso comune tra i 27 Stati membri per affrontare in modo coordinato l'emergenza economica in seguito al coronavirus. Italia e Spagna hanno posto il veto alla bozza preparata dal presidente dell'Unione, Charles Michel, mentre la Germania e altri paesi del vecchio continente hanno detto il loro no ai coronabond, suggeriti invece da Roma, Madrid e Parigi. Vogliamo un accordo entro 2 settimane o l'Italia andrà avanti da sola, ha tuonato il premier Giuseppe Conte. Borse europee in calo, l'indice FTSE MIB di Milano segnava alle ore 12:32 di oggi un calo del 3% a 16.845 punti. Preghiera questa sera di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Il pontefice guiderà alle ore 18 l'adorazione eucaristica e impartirà al termine l'indulgenza plenaria a quanti la seguiranno tramite i mezzi di comunicazione di massa. Il Santo Padre pregherà per la cessazione dell'epidemia di coronavirus, che è in corso su scala mondiale, per i malati e per quanti si stanno prendendo cura di loro. E per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto. Ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.